Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di Report Computing. Oggi andremo a esplorare il manuale di 190 pagine dell'Apple 2GS Firmware Reference. Sarebbe né più né meno che l'equivalente di Apple 2 e Reference Manual, oppure Apple 2C Reference Manual, però chiaramente l'Apple 2GS Firmware Reference è il manuale relativo all'Apple 2GS. Ci mancava praticamente l'esplorazione della famiglia Apple 2 per quanto riguarda questi Reference Manual. Ok, andiamo a vedere cosa era composto Apple 2GS Firmware Reference. Voilà, contenuti, prima vista, diciamo, overview o comunque panoramica generale, note per i programmatori, capitolo 2, poi sistemi del monitor e del firmware, quindi il sistema dell'assemblatore e il firmware delle ROM dell'Apple 2GS, il video firmware, cioè le ROM per quanto riguarda la gestione dell'uscita del video e la memoria video, porte seriali e firmware, quindi gestione della parte delle ROM delle porte seriali, supporto, diciamo, per il disco, supporto dischi, smart port firmware, quindi porte software ROM per la gestione intelligente delle porte. Poi abbiamo interrupto e, diciamo, la gestione dell'interrupto all'interno delle ROM. Poi Apple Desktop Bus Microcontroller, quindi ADB, la gestione quindi delle tastiere del mouse e il suo relativo microcontroller, il firmware del mouse, perché questo, diciamo, ce l'aveva già all'interno. Ricordo che per Apple 2e occorreva praticamente mettere una scheda, un'interfaccia all'interno dello slot per gestire il relativo mouse, invece Macintosh e Apple 2GS già ce l'avevano. Ce l'aveva anche l'Apple 2C, però, diciamo, lo gestiva come praticamente, come, se non mi ricordo male, l'attaccatura era quella del joystick oppure di una seriale, non mi ricordo bene. Appendice A, Apple, tecniche, diciamo, manuale tecnico per quanto riguarda il percorso, roadmap the Apple 2GS Technical Manual, quindi, diciamo, istruzione appendice su come gestire il manuale delle appendici tecniche dell'Apple 2GS. Il firmware, appendice, quindi l'invocabile, porte di entrata, diciamo, del firmware, diciamo, vettori, appendice D. Poi abbiamo soft switch, quindi gestione, diciamo, degli equivalenti deep switch, ma gestione gestiti via software, quindi in particolar modo per la gestione del clock del microprocessore e per fargli emulare il 6502. Poi disassemblaggio del mini assembler e del suo codice, le porte per il controllo, porte di controllo per quanto riguarda l'appendice G, e poi, diciamo, banchi di memoria, perché questo gestiva, se non mi ricordo male, fino a 9 mega, chiaramente con tecniche di bank switching, perché il microprocessore era a 16 bit. Una serie, qui si ripete le cose, l'indice, andiamo a prefazione, via, voliamo, scritto un po' piccino, cercherò di allargare un po' di più in modo per poterci vedere. Adesso il manuale l'ho ingrandito un po' di più, andando a ridurre praticamente i margini esterni, che non ce ne frega niente. Ok, scorriamo rapidamente. Siamo già a pagina 27, qui spiega il livello OSI all'interno praticamente dell'utilizzo dei programmi, applicazioni su cui giravano applicazioni, sopra il caricatore del ProDOS, sotto ci stava il monitor, il film, i drivers e, diciamo, il toolbox, che poi accedevano praticamente al scusate, ai vari dispositivi, tastiera, memoria, CPU, porte e quant'altro.
Ok, capitolo successivo, capitolo note per programmatori. Introduzione all'Apple 2GS, quindi non ce ne frega niente. La parte relativa, c'aveva un sintetizzatore digitale, un microprocessore, specifico per quanto riguarda il suono, che riconosceva anche i comandi MIDI. Poi utilizziamo praticamente il relativo system con tutta una serie di informazioni. Vediamo un po'. C'è la possibilità appunto di emulare praticamente il 6502, poi forse probabilmente lo vedremo più avanti. Allora, io qui vado veloce. Cambiare il registro a 8 bit, che era a 16 bit, eccolo qua. C'era un microprocessore che praticamente era a 16 bit, ma poteva emulare il 6502. In come invocare il monitor, calmeno 151, né più e nemmeno come accadeva sugli Apple 2. Va bene, quando si era in emulazione praticamente si aveva 64k invece che 256. Va bene, 64128, ecco. Comandi del monitor, io qui vado avanti, esaminare il monitor. Contenuti della memoria, come andare a interrogare vedere i valori. Era stato decisamente un po' più migliorato praticamente il monitor. Per quanto riguarda l'Apple 2GS era stato un pochino cambiato. Ma comunque non è che poi fosse poi molto diverso. Registri di flag, qui praticamente l'Apple 2GS, il sistema dell'Apple 2GS utilizza una serie di flag, che erano questi qui praticamente: accumulatore, registro X, registro Y, stack pointer, direzione su pagina 0, lo stato supremo del microprocessore, banca dati, un altro programma di banca dati, stato della macchina, stato Quagmire, che non saprei, forse probabilmente relativa all'emulazione, modo accumulatore, index mode, emulation mode, eccolo qui, c'è il language card bank, vabbè. L'emulazione era gestita praticamente con Deep Switch Software, quindi praticamente dalla un circuiteria ma cui si attivava via software, un po' come il BIOS del PC. Va bene, io qui vado avanti. Conosco poco, a dire il vero, io l'Apple 2GS, quindi non ci ho mai smanettato sopra, non lo conosco proprio molto bene, quindi è la prima volta che sto a guardare con voi il manuale del Apple 2GS firmware. Ripetizione dei comandi, va bene. Siamo già a pagina 71, codice macchina 71 su 190. Utilizzo del programma nel banca 0. Qui però, come si vede, il codice praticamente è rimasto inalterato sempre. Questo è un LDA jump to subroutine, pulisci il carry, somma, compara e poi un BN, quindi il codice del 6502 era rimasto praticamente immutato, proprio per garantire a livello assembly la compatibilità, la retrocompatibilità con il software Apple 2. Veniva emulato dal microprocessore il 6502. Quindi assembly con le varie funzioni. Bel manuale, se il link per andare a scaricare questo manuale lo trovate in descrizione per gli appassionati. Apple 2GS è sicuramente una gran bella macchina, ci aveva il chip audio e il chip video come praticamente ci avevano i Commodore per quanto riguarda gli Amiga, una bella grafica come vedremo qui. Però il prezzo indubbiamente era spropositato e l'Apple si mise praticamente letteralmente fuori mercato da sola,
perché costava il doppio l'Apple 2GS di un'Amiga 500, ma valeva tecnologicamente la metà, perché l'Amiga 500 era a 24 bit, questo era a 16 bit, l'Amiga 500 aveva 512K, questo ce n'era 256. C'erano un routine del film Invocabili con il punto di locazione. Questo era il nome a cosa serviva, spiegava che cosa faceva. Supporto per le porte seriali. Vi spiega un po' cos'è l'handshaking, cosa faceva. Bello dell'Apple 2CS era un po' come l'Apple 2C, che già c'avevano la gestione delle porte seriali, mentre l'Apple 2 Plus e Apple 2 erano una concezione più vecchia, toccava metterci la scheda seriale interfaccia negli slot. Quindi l'Apple 2C e l'Apple 2GS erano già macchine più moderne, come diciamo, il computer di oggi, per cui si possono trovare già, diciamo, le porte seriali, che poi sono state sostituite dalle USB, e quindi indubbiamente c'è già molta roba su un computer moderno all'epoca. Ma questo cominciò a mutare dall'Apple 2C, e anche, diciamo, i Commodore avevano le seriali già praticamente sulla scheda madre. Non è che ci si facesse poi molto, però ce l'avevano, non avevano bisogno della relativa interfaccia, essendo l'architettura chiusa. L'Apple 2GS era un'architettura aperta, ma erano state introdotte le buone cose di già inserire una serie per default sulla scheda madre, una serie di interfacce, come avvenne sull'Apple 2C. Io qui parlo a vuoto, e qui nel frattempo scorrono le informazioni relative all'Apple 2GS Firmware Reference. Qui c'era il supporto per il disco, spiega un po' come veniva fatta la relativa catena. Vediamo se era una catena SCSI, non ve lo saprei dire, forse da giudicare sembra una catena SCSI, o comunque qualche cosa di molto simile a una catena SCSI. Vediamo un po' se c'era i terminatori, che si parla di... No, mi sa di no, vorrei dire una minchiata, ma io non la vedo. Fino a 6 dischi. Se c'è qualche riferimento a SCSI, se non era SCSI era qualche cosa di molto simile, riprendeva praticamente quello che accadeva su Macintosh, e la SCSI già ce l'aveva. Poi la gestione delle porte, del firmware, che permetteva di gestire appunto le porte dei dischi e di quant'altro c'era in modo automatico, che erano già sulla scheda madre inserita una super serie, un'evoluzione della super serie. Qui già spiega come adoperare le cose. Va bene, si poteva mettere anche dischi fissi, oltre che disk drive da 5,25 e da 3,5. Vediamo un po' come comandi per leggere i blocchi. Qui c'è, diciamo, un layout per quanto riguarda la formattazione dei comandi, come veniva gestito, diciamo, il sistema operativo, e cosa c'erano nelle prime tracce sui vari dischetti, a cosa servivano e come si adoperavano. Quindi a 3,5. Le routine devono essere invocate chiaramente dal software per fare le varie cose. Allocazione della memoria, eccole qua. Qui sono da 000 a FFF, quindi sono 64K. Il firmware
diciamo, non usa the firm does not use page 5 of RAM of the top 64 bytes, quindi 0 page, quindi il firm non usa la pagina 5 della RAM in cima ai 64k di 64 byte di pagina 0. Ok, c'è indubbiamente un sacco di roba, qui se siete interessati, siete appassionati di Apple VGS e lo volete, diciamo, conoscere fino al livello della pedinatura delle ROM, di cosa faceva, cosa non faceva o cosa non faceva, anche se è una macchina diciamo, relativamente sconosciuta, cioè conosciuta nell'home computing, ma non ebbe molto successo perché finì affogata praticamente dall'Amiga 500. Qui però, se siete degli appassionati di Apple VGS, ci trovate praticamente tutto. Ok, qui abbiamo finito, pagina 190, Apple VGS firmware reference, quindi praticamente ci trovate tutto quello che ci stava nelle ROM, quindi nelle ROM che non erano solo relative alla gestione dell'emulazione del microprocessore che era 16 bit per farlo funzionare come un 6502, ma dentro c'era anche la ROM per la gestione dei dischi e delle seriali che già ce l'avevano praticamente, come nell'Apple 2C ce l'avevano già messe, e quindi praticamente era indubbiamente un bel computer molto più evoluto, però costava indubbiamente troppo. Peccato, perché tecnologicamente l'Apple 2GS era molto più evoluto del Macintosh, perché c'aveva il monitor a colori, ripresa stereo, uscire dal suono stereo, microprocessore audio, microprocessore video dedicati, un po' come avveniva sostanzialmente sull'Amiga 500, e quindi diciamo come multimedialità l'Apple VGS era molto più avanti rispetto a quello che accadeva nel mondo Macintosh, anche con Macintosh SE30, era all'epoca potentissimo, era indubbiamente meno multimediale dell'Apple VGS, perché l'SE30 aveva il monitorino in bianco e nero e il suono monofonico, a differenza delle potenzialità dell'Apple VGS, che era anche l'architettura aperta. Purtroppo però fu affogato, diciamo, dall'Amiga 500, prezzato troppo alto, e poi l'Apple, siccome commercialmente l'Apple VGS non ebbe quel risultato commerciale che si aspettavano, diciamo in un certo qual modo, che avesse andando, diciamo, a ricoprire le grandiose vendite della famiglia Apple II, Apple II Plus, Apple II e Apple IIc, questa cosa non avvenne con Apple IIcs e quindi fu poi soppresso intorno al 93-94, più o meno, nel 1993, se non mi ricordo male, la linea Apple II con l'ultimo Apple IIcs fu sostanzialmente chiusa. Ok, il link per andare a scaricare Apple VGS Firmware Reference lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.